Tronchi, rami e sedimenti sono stati rimossi dall'alveo del fiume Metauro nel centro abitato di Sant'Angelo in Vado. Ad eseguire i lavori nella giornata di oggi la provincia di Pesaro e Urbino, intervenuta anche per lo sfalcio della vegetazione sulle sponde e sulle banchine artificiali. Sono stati tolti dunque tutti quei materiali che potevano ostacolare il normale deflusso delle acque e creare problemi alle strutture, come a due ponti e muraglioni. Sul posto hanno lavorato i tecnici dell'ente, la polizia provinciale e il corpo forestale dello Stato. Soddisfatto anche il sindaco di Sant'Angelo in Vado, Gianalberto Luzzi, per l'immediatezza e l'attenzione dimostrata per la città. La nostra provincia, nella persona del presidente Tagliolini, ma anche dei funzionari suoi, ha dimostrato una grande sensibilità politica, ma anche una grande celerità di intervento. La loro sensibilità nell'intervenire in modo professionale, naturalmente, ci permette da domani di dimostrare che quando il politico vuole, decide e incide. L'ambiente si mantiene custodendolo, ha detto il sindaco. La manutenzione, se fatta in modo costante, scongiura problemi più gravi. Se noi vogliamo veramente difendere l'ambiente, dobbiamo custodirlo. È finita l'era di chi pensava che l'ambiente si custodisce lasciandolo fermo, intoccabile. Io dico invece il contrario: se noi l'ambiente non lo tocchiamo, lo roviniamo. E nel caso proprio dell'alveo fluviale, io mi sono detto questa mattina, grazie per questo intervento, ma occorre una sensibilità strutturale nella gestione degli alvei fluviali in modo che il fiume torni ad essere l'alveo per far scorrere l'acqua e non una mezza boscaglia dove né pesci e né pescatori possono, diciamo così, condividere e vivere, né turisti possono ammirare la bellezza anche del nostro fiume Metauro.